Come conoscere Gesù? Se lo è chiesto Papa Francesco nell'omelia della Messa del Mattino. Sì, si deve conoscere Gesù nel Catechismo, ma non è sufficiente conoscerlo con la mente. È un passo. Ma a Gesù è necessario conoscerlo nel dialogo con Lui, parlando con Lui, nella preghiera, in ginocchia. Se tu non preghi, se tu non parli con Gesù, non lo conosci. Tu sai cose di Gesù, ma non vai con quella conoscenza che ti dà il cuore nella preghiera. Conoscere Gesù con la mente, lo studio del Catechismo, conoscere Gesù col cuore, nella preghiera, nel dialogo con Lui. Questo ci aiuta abbastanza. Ma non è sufficiente pure. C'è una terza strada per conoscere Gesù. È la sequela. Andare con Lui, camminare con Lui. Andare, percorrere le sue strade. Camminando. È conoscere Gesù con il linguaggio dell'azione. Ma se tu conosci Gesù con questi tre linguaggi, della mente, del cuore e dell'azione, così si può conoscere Gesù. Ma se io conosco Gesù così, mi coinvolgo con Lui, è quello il problema. Non si può conoscere Gesù senza coinvolgersi con Lui. Senza scommettere la vita per Lui. Quando tanta gente, anche noi, si fa questa domanda: ma chi è questo? La parola di Dio ci risponde: ma tu sai, tu vuoi conoscere chi sia questo? Legge quello che la Chiesa ti dice di Lui. Parla con Lui nella preghiera e cammina la sua strada con Lui. E così tu conoscerai chi è quest'uomo. Questa è la strada. Ognuno deve fare la sua scelta.